Sono loro, sono di nuovo loro, stanno chiamando. Ma dove dorme il nostro nuovo fratellino? Smarty non è il vostro nuovo fratellino, amore. Te l'ho già spiegato tante volte la mamma. In più non devi raccontare questa cosa a nessuno, ok? Eccoci qua, piccolino. Qualcuno qui ha bisogno di un cambio pannolino. Piccolino, piccolino senza nome. Aspetta, ecco qua. Allora, sbottoniamoci per bene. Ecco le gambine di questo piccolo. Chissà se ti vanno bene i pannolini di Bluebell. Questo sembra decisamente più piccino, ma io non li ho così piccoli. Speriamo che questo possa andare lo stesso bene, anche se probabilmente è una taglia più grande. Ok. Direi che sì, è un po' troppo grande per te, piccolino. Ma lo faremo andare bene. Ok. Sì, così può andare, dai. Mommy? Danny, un attimo, amore. Mommy? Beppo? Sì, è un bimbo, Danny. Aspetta, Danny. No, Danny, non entrare. Danny, un secondo, amore. Ma c'è qualcuno che mi dà retta in questa casa o ascoltarmi è diventato un hobby? Danny, ti avevo detto di stare di là, amore. No, Daniel Dere. Chi è che vuoi vedere, Danny? Fratellino. Fratellino? Yeah, Bibo. No, Danny, non è un fratellino. Non è un fratellino. Te l'ha detto Smarty che è arrivato il fratellino? Yeah. Ecco, infatti. Perché Smarty si è fatta questa idea, Danny? No, non è un fratellino, non è un bimbo nostro. No, ma Bibo casa. Lo so che è casa nostra, Danny, ma tra poco torna nella sua di casa, ok? Con i suoi genitori, la sua mamma e suo papà. No, fratellino. No, Danny, non è un vostro fratellino, amore. Del bimbo. Vuoi vedere il bimbo? Mia. Eccoti qua, piano, Danny, piano. Guarda il bimbo, guarda com'è piccolo. Non ti sporgere che cadi, Danny, non ti sporgere, guardalo da qua. Piccolino, piccolino lui. Eh sì, è il bimbo. Silenzio, shh, facciamo piano piano perché sta facendo la nanna. Vedi che dorme? Vedi che fa la nanna, l'ho appena cambiato. Bimbo. No, no, Danny. No, 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 vai di là a giocare tu. Vai di là a giocare. No. Vieni, piccolo. Bluebell, amore. È ora del latte. È ora del latte, piccolina. Ecco qua, mettiamo la bavaglia. Bluebell, sei pronta, amore? Ehi, piccola. Guarda, guarda cosa ti ha preparato la mamma. Il latte. Ecco qua, amore, amore, brava, eccoti qua, brava, bevi tutto il latte, adesso preparerò anche un biberon per l'altro piccolino. Lo sai che c'è un altro piccolino in casa, Bluebell, è ancora più piccolo di te, non sappiamo il suo nome, ma è proprio baby, baby, baby. Adesso vado a cercare uno dei biberon piccolissimi che utilizzavo per te quando sei nata. Ok, allora vediamo un po' qui. La borraccia di Danny direi di no. Questo potrebbe andare bene per il piccolino. Proviamo a mangiare la pappa, piccolino. Bluebell ha appena finito di bere il suo latte. Provi a mangiare anche tu. Chissà che ora devi mangiare, ma del resto sei arrivato da un po'. Sarai affamato.
Ehi, piccolino, piccolino, dai, mettiamo la bavaglia, mettiamo questa, è un po' grande per te, però non fa niente, ce la faremo andare bene, no? Ehi, piccolino, piccolino, ecco qua il biberon, bravo piccolino, bravo, stai mangiando, bravo, ecco qua, bene. Ok. Per fortuna stai mangiando. Ero preoccupata. Poi sei così piccolo. Dai, coraggio. Non manca tanto alle 6 del mattino. Ok, ho bevuto praticamente tutto. Sono molto sollevata. Ma chi c'è qua? Mati! Cosa stai facendo di qua in cucina? Matilde! Matilde, sto parlando con te! Ehi! Mati! Mati, ma cosa stai facendo? Matilde, ma questo uovo non l'avevo messo in alto. Mati, come hai fatto a prenderlo? Dov'era questo uovo? Ci siamo dimenticati di rimetterlo su, forse? Eppure mi sembrava di averlo messo al sicuro da queste manine. Mati, stai tornando una monella e questo mi fa capire che stai bene. Sono sollevata, ma non devi fare queste cose. Mati, non si può mangiare sempre. Sì. Ma come sì? Ma poi l'uovo di Pasqua di tuo fratello? Come hai fatto ad aprire la carta, signorina? Eh? Mati, ti stai ingegnando anche troppo, eh? Signorina Monella, si mangia l'uovo di Pasqua quando la mamma non c'è? Sì. No, non si mangia. Si chiede il permesso, eh? Si chiede il permesso alla mamma. Buono. È buono? Sì. Sì. Matti, un solo pezzettino di cioccolato, non devi più fare una cosa del genere, hai capito? A parte che non è il tuo uovo di Pasqua. Questo è l'uovo di Pasqua di Danny, il cioccolato di Danny questo. Perché non hai mangiato il tuo almeno? No, perché hai trovato questo, andava bene questo, ma... Comunque, in ogni caso, Matti, avresti dovuto chiedere il permesso. Non è ora di mangiare il cioccolato adesso. Hai già mangiato abbastanza. In questi giorni stiamo facendo un po' al pieno, un po' troppo, eh? Ma ti sembra il caso, Matilde? Matilde, un cioccolato. Vuoi un po' di cioccolato? Sono di nuovo loro, stanno chiamando. Pronto? Io non so chi voi siate, ma c'è un bambino qui. Silenzio. Ascolta. Il piccolo verrà portato dalla sua famiglia. Coprilo bene e adagiano fuori dalla porta alle 6 di domani mattina. Porta ben chiusa e il prezzo sarà pagato. Pronto? Pronto? Forse sto davvero facendo la cosa giusta, forse hanno ragione, ma se dovessi sbagliarmi... Chi è quel bambino? Posso fidarmi di loro? Tornerà davvero dalla sua famiglia? Per il momento non ho altra scelta. Ok, ci siamo quasi. È praticamente ora di andare a dormire. Posso già mettermi il pigiama e poi arriveranno subito le 6 e capiremo il da farsi. Marti, allora mettiamo il pigiamino? No, io volevo stare a vedere la tele. Stasera si va a letto prestissimissimo. Perché mamma? La mamma ha bisogno di riposare, è un po' stanca, Smarty. Ha bisogno che tu, Danny e Mati facciate la nanna presto presto, ok? Ma io non ho sonno. Ma come non hai sonno, Smarty? Secondo me poi ti addormenterai subito, vedrai. Piano, Smarty, stai fermo un secondo. Amore, è un po' stretta questa maglietta? Sì. Ok, che ce la facciamo. Aspetta, aspetta. Vediamo se riusciamo a salvare i codini. Aia. Ma cosa aia? Ti ho tirato i capelli?
Oh, mamma mia. Mi sa che questi codini domani mattina non andranno più tanto bene. Ma mi sa che se stanotte riesci a fare la nanna con i capelli leggermente legati, forse è meglio. Che dici? Riteniamo i codini per fare la nanna? Sì. Ok. Poi domani mattina vediamo come sono messi. Dai, Smarty, forza. Pigiamino pulito e profumato. Ma dove dorme il nostro nuovo fratellino? Smarty non è il vostro nuovo fratellino, amore. Te l'ha già spiegato tante volte la mamma. In più non devi raccontare questa cosa a nessuno, ok? A Pony? Solo a Pony, Smarty. Solo a Pony. Solo a Pony. Hai capito bene, Smarty? Sì. Ok. Speriamo che tu abbia capito, amore. Dai, dai che si va la nanna. Su. Pony. Prendo Pony. Matilde, guarda che ti sento che ti stai lamentando. Devi dormire, Matilde. Dai che è tardi. No. Ma ti non hai sonno? No. No. Qui c'è anche il tuo bubu che ti fa compagnia. Ma questo non è il cappello di Pony? Te l'ha prestato Smarty? Mm. Oh, ma che carina che è stata Smarty. È stata così gentile. Come sta bene il cappellino al tuo bubu? Cosa c'è, Mati? Non hai sonno neanche tu? No. Ma come no? Adesso spengo la luce così ti addormenti. No. Matilde. Cos'è che vuoi fare tu? Andare? Fuori. Fuori? Fuori. Mati, amore, da quanto tempo che non sentivo questa parola detta da te. Amore, non possiamo uscire. Non possiamo ancora uscire, soprattutto perché adesso è molto molto tardi e bisogna fare la nanna. No. Ma sì, ma guarda che anche il tuo bubu ha sonno, Non gli canti una bella canzoncina per farlo dormire? O gli leggi una bella storia? Mati? No. No? Vuoi che leggiamo un libro? Un libro. Un libro? Mm. Per esempio questo, se avessi un maialino. Marino. Mi piacerebbe raccontargli una bella barzelletta. Mi piacerebbe nascondermi, sbucare fuori e boh! Ok, direi che il libro ha funzionato, come sempre. Sempre un ottimo metodo per far addormentare Mati. Speriamo che almeno per lei sia una notte tranquilla, soprattutto senza incubi. Buonanotte piccola Mati, buonanotte amore. Ehi piccolino, per fortuna stai già facendo la nanna. Adesso anch'io mi preparo per la nanna, ok? Dormo qui vicino a te, anche se non penso che chiuderò occhio stanotte. Adesso mettiamo la copertina. Ci giriamo così. Ok piccolino, perfetto. E adesso, aspetta, vieni. Ok, mettiamo un po' meglio questa copertina, così ti posso coprire e puoi fare la nanna al caldo. Sei così piccino. Ok, ok, mettiamo la sveglia. Ok. Dormiamo piccolino. Sono quasi le sei piccolino. Sono quasi le sei. Lo so. Eccoci qua, piccolino.
piccolo, piccolino. E adesso aspettiamo. Se sento una porta che si apre e qualcuno camminare sulle scale, io esco. Non posso lasciare un piccolino lì fuori da solo. Non posso proprio. Piccolino.